della nostra comunità. Quindi il tema del convegno di questa mattina è proprio dedicato a due giganti della pedagogia in particolare, Nando Filograsso e Raffaele La Porta, vite parallele di Pescarese Illustri. Prima però di andare avanti, ricordo che la data scelta per questo convegno non è stata una scelta casuale, perché lo stesso giorno, il 16 novembre di 13 anni fa, scompariva Raffaele La Porta e qualche mese fa, il 14 agosto per la precisione, scompariva anche Nando Filograsso. Credo che un applauso. Ne approfitto anche per salutare i familiari del professor Filograsso che sono qui in sala, la moglie, la signora Carica, la signora Carica, il figlio Angelo che non conoscevo. Buongiorno e grazie per essere qui. Allora, dicevamo, vite parallele di Pescarese Illustri. Perché vite parallele? Brevissimamente. Nati entrambi a Pescara, hanno scelto poi, per questioni legate soprattutto alla loro vita professionale, di vivere altrove, ma la cosa che li ha accomunati ancora di più è il fatto che hanno sempre conservato un impegno importante e costante con la loro terra, con il territorio. Oggi se ne parlerà in un modo, seguendo una traccia diciamo poco convenzionale, nel senso che non verranno ricordate tanto le loro attività, le loro esperienze scientifiche, quanto soprattutto gli aspetti culturali e sociali della loro attività sul territorio. Diamo quindi inizio a questo convegno e prima però un ringraziamento dovuto al Liceo Classico Gabriele D'Annunzio di Pescara che ci ospita in questa bella aula magna. E naturalmente un ringraziamento particolare a chi rappresenta questo liceo istituzionalmente, al dirigente scolastico, la professoressa Luciana Venti. Invito a dare il via ai lavori di questo convegno portando i suoi saluti. Grazie. Grazie. Saluto con affetto tutti, i tanti amici che sono qui presenti e sono molto contenta di aver dato la disponibilità di questa aula magna per il convegno offerto dalla Scuola di Regione, che io ringrazio, e mi ha trovato, come dire, entusiasta di questa iniziativa, perché verranno ricordate due figure che sono particolarmente care al nostro mondo. Peraltro una, Raffaele La Porta, devo dire, è stato un alunno di questo liceo classico, si è diplomato, quindi ha preso la maturità classica nell'anno scolastico 1932-33. Vi devo dire che ho controllato personalmente, perché nel 2010, quando la scuola ha festeggiato i suoi 80 anni, io ho fatto mettere, che è sul sito del liceo classico, ho fatto fare un elenco di tutti i diplomati degli 80 anni. Ecco, quando mi sono imbattuta in Raffaele La Porta con emozione, devo dire, con grande emozione, ho detto, ma è nato nel 1916, 32-33, come? Poi ho visto che praticamente, come tanti altri, aveva avuto un'istruzione familiare, perché così ai tempi usava, e sì che molti prendevano il diploma anche anticipatamente, no? Rispetto a quelle che sono le date attuali o anche passate. E poi perché Raffaele La Porta, dicevo, caro, perché appartenendo al mio mondo, al mondo della scuola, che l'ha avuta dentro il cuore fino alla fine. Io peraltro mi sono imbattuta anche nella sua attività a Firenze, dove ho
ho preso un diploma di specializzazione nelle tecnologie, nell'uso delle discipline umanistiche, era la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Firenze, dove lui aveva tutto prestato anche la sua opera, la sua collaborazione, sin dai tempi di direttore della scuola di città di Spalozzi di Firenze. Poi all'università qui di Chieti, quindi si è occupato anche molto di formazione, ricordare queste iniziative ai relatori, perché è giusto così, e quindi è una figura molto cara. Un'altra figura molto cara è anche quella di Nando Filograsso, che pur non essendo uscito da questo liceo classico, ma anche lui è appartenuto al mio mondo, al mondo della scuola, con tantissime iniziative. Pochi sanno, ecco, anche io ho incrociato la sua opera come preside in provincia di Pesaro. Lui era stato presidente dell'Istituto regionale di ricerca educativa delle Marche, come ricordava la moglie, anche per ben due volte, e aveva lasciato, come ho detto prima, la signora il suo profumo, perché veramente si è adoperato e speso molto per la formazione degli insegnanti. E quindi ecco il perché di questa iniziativa, che mi ha trovato favorevolmente d'accordo, e ho voluto anche che ci fosse una rappresentanza dei miei studenti, ahimè non troppi, perché il pubblico è abbastanza folto, ma sono gli alunni dell'ultimo anno che assolutissimamente devono poter raccogliere anche notizie e informazioni relativamente a questi due grandi personaggi, due, ripeto, pedagogisti di cui sentiremo adesso tra poco appunto parlare. Grazie per essere qui. Io ricordo a tutti che il liceo classico non è soltanto una scuola che forma le nuove generazioni, ma è un centro di propulsione culturale. E in questi anni io stessa mi sono spesa insieme a tutti i miei insegnanti con delle iniziative perché la città di Pescara avesse anche iniziative di carattere culturale. Grazie, scusate. Che tanto anche lui si è speso per la scuola pescarese, perché è stato presidente della provincia, quindi ha avuto a che fare direttamente con noi come scuole superiori, e poi il rettore dell'Università di Urbino, che ha accolto. È una modesta scuola, però fa di tutto, rettore, per mantenere la dignità alta, la dignità della scuola e dei valori che rappresenta. La dottoressa Zimei si è già spesa, e il professor Saverio Santamaida, anche vecchia conoscenza, abbiamo collaborato per la realizzazione di alcune attività di tirocinio con l'università. Grazie a tutti. Grazie professoressa Vecchi. E a questo punto la relazione che ha, diciamo, il compito di tracciare meglio i profili di questi due grandi personaggi. La relazione è affidata a Saverio Santamaida, che è professore di storia della pedagogia all'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara. Santamaida ha avuto l'occasione di conoscere e di collaborare con entrambi, sia con La Porta che con Filograsso, anche se in modi e in tempi diversi. Però sentiamo direttamente dalla sua voce quello che ha da dirci. Prego. Buongiorno, anch'io esordisco come di grammatica e come necessario e opportuno con i ringraziamenti
alla scuola di regione per l'organizzazione di questa iniziativa e alla e al liceo classico e alla sua preside per l'ospitalità di questa mattina. Abbiamo detto un'iniziativa culturale che intende ricordare le figure di Raffaello La Ponte e di Nando Filograsso. È stato già detto, due illustri pescaresi che si sono distinti nell'impegno scientifico e pedagogia, ed è, come è stato accennato, l'aspetto che forse questa mattina resterà in secondo piano nella realtà accademica del paese e, per quanto ci riguarda più da vicino, nella crescita civile del territorio, della città, della provincia, della nostra regione. Credo che questa iniziativa Vite Parallele sia meritoria per almeno due ragioni che voglio richiamare molto rapidamente, perché certo guarda al passato delle opere e dei giorni che hanno visto protagonisti Raffaele La Ponte e Nando Filograsso, ma insieme guarda anche al futuro nel segno della lezione che entrambi ci hanno affidato, e cioè una lezione di rigore scientifico, di moralità nei comportamenti, di affabilità. Questo voglio ricordarlo perché magari a volte si ha un'idea un po' austera del professore universitario, dell'accademico. Invece nel caso di Raffaele e di Nando, questo tratto dell'affabilità, dell'ironia, un tratto profondamente umano che li ha contraddistinti ed ha accompagnato loro e tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerli, di lavorare con loro, di frequentarli. E poi dicevo, una lezione di attenzione costante alle esigenze di crescita del territorio, delle sue comunità, degli insegnanti, della scuola, dei giovani. Una seconda ragione è stata già richiamata. Certo, questi sono due pescaresi illustri che meritano di vivere nella nostra memoria condivisa, ma bisogna anche dire che non sono gli unici. La nostra città, la nostra provincia, la nostra regione annovera altri personaggi che si sono illustrati, che hanno illustrato l'Abruzzo nei campi della scienza, delle arti, della cultura, dell'imprenditoria. E quindi mi piace pensare che questo possa essere un momento all'interno di un più lungo percorso. Entrambi pescaresi, è stato detto, ed è giusto. In realtà, siccome Raffaele La Ponte è nato nel 1916, è nato a Castellammare. Pescare in quel momento era un'altra cosa. Ma questo è un dettaglio del tutto secondario. Sicuramente entrambi pescaresi, divisi, non so se con questo microfono si sente fino in fondo, divisi da un certo lasso di tempo. È stato ricordato che La Ponte è nato nel 1916, Nando Filograsso è nato nel 1929, quindi non erano esattamente coetanei, anche se questo poi è inciso relativamente sulle rispettive vicende. È difficile nel tempo necessariamente ristretto di questa comunicazione entrare nel dettaglio delle iniziative dell'uno o dell'altro, perché sono state estremamente numerose, molteplici, hanno abbracciato campi diversi. Io cercherò di tratteggiare soltanto alcuni elementi e
essendo consapevole io per primo delle limitazioni, della, come dire, ristrettezza di questo ricordo. Poi naturalmente ci saranno anche altri interventi che allargheranno il, l'orizzonte. È stato già ricordato dalla preside, Raffaella Porta si è conseguito la maturità classica in questo liceo e poi a partire dal 1937, dopo essersi laureato in giurisprudenza, ha insegnato per alcuni anni in questo liceo. Negli anni 50, in seguito all'incontro con Ernesto e Anna Maria Codignola, è nata l'esperienza della scuola città Pestalozzi, la sua direzione, e successivamente il passaggio dall'impegno scolastico all'impegno accademico attraverso una lunga carriera che lo ha portato a insegnare nelle università di Firenze, di Cagliari, di Bologna, per più di 10 anni a Roma e infine a Chieti, dove ha chiuso la sua carriera accademica e dove tra le altre cose è stato preside della facoltà di lettere tra l'85 e l'87. In pensione dal 91, professore emerito di pedagogia dal 92, medaglia d'oro dei benemeriti della scienza e della cultura e nel 1984 Raffaella Porta ha ricevuto la laurea honoris causa in pedagogia dall'Università di Urbino. Un'iniziativa che era stata officiata da Nando Filcasso, che un po' scherzosamente diceva di voler mettere riparo alla strana condizione per cui uno dei pedagogisti più importanti del nostro paese non fosse laureato né in filosofia né in pedagogia, ma fosse laureato in giurisprudenza. È stato, al di là di questa osservazione scherzosa, è stato un riconoscimento ed è stato anche un punto di incontro, non l'unico, ma quello significativo appunto tra Raffaella Porta e Nando Filcasso, che proveniva da un percorso in parte analogo, nel senso che anche Nando Filcasso si era diplomato all'Istituto Magistrale, si era iscritto alla facoltà di Magistero, si era laureato, aveva iniziato il suo insegnamento nelle scuole di Pescara e della provincia, aveva vinto un concorso direttivo come direttore didattico, si chiamava allora, e poi anche lui scelse la strada dell'insegnamento universitario attraverso quel lungo percorso che un po' attraversano quando si fa questa scelta e la carriera universitaria di Nando Filcasso ha come punto di riferimento geografico, diciamo, ma non solo geografico, Urbino, cioè la città dove si era laureato e dove poi ha svolto tutta la sua carriera accademica. È stato già detto presidente dell'IRSAI Marche, cioè dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa, e così come su un altro versante La Porta, anche Nando Filcasso non ha mai spezzato, non ha mai interrotto i suoi rapporti con Pescara, li ha sempre mantenuti molto saldi, perché era la città della sua formazione, la città dove c'era la sua famiglia e la città nella quale si è speso in una quantità veramente notevole di attività e di iniziative. Io ne ricorderò soltanto qualcuna. È stato presidente dell'ente provinciale per il turismo,
socio fondatore della Società del Teatro e della Musica, membro della giuria del Premio Fariano, creatore, si può dire, del Premio Nazionale Teatrale per Atti Unici, patrocinatore di un importante incontro europeo della gioventù nel 1965 e in questi giorni, sfogliando il programma di questo incontro europeo, a parte che ho trovato tanti nomi di amici impegnati allora e ancora oggi, come ad esempio Nino Valente, che poi ascolteremo fra un attimo, dicevo, sfogliando il programma di questo incontro, c'è veramente da restare stupiti per la grande quantità di iniziative, di attività musicali, teatrali, turistiche, culturali, eccetera, che erano comprese in questo che in fondo era un incontro di alcuni giorni. Però un incontro europeo della gioventù, cioè c'è qui la presenza, per molti aspetti vorrei dire anche l'anticipazione, perché siamo negli anni 60, non è che l'idea dell'Europa fosse una novità assoluta, ma certamente non circolava con la frequenza e con la profondità con la quale circola oggi. Ebbene, Nando Filograsso, questa intuizione del rapporto importante del nostro territorio, della nostra regione con l'Europa, l'ha avuta fin dall'inizio e si è speso in questa direzione come, appunto, presidente dell'ente provinciale per il turismo, con una particolare attenzione, e anche questo va richiamato oggi, alla funzione e all'espansione dell'aeroporto di Pescara proprio in questo quadro, cioè nel quadro di uno sviluppo certo dell'economia regionale, ma anche del turismo, cioè quella che dovrebbe essere e in buona sostanza è una delle vocazioni di Pescara e dell'Abruzzo complessivamente. Questi sono stati terreni sui quali Nando Filograsso si è speso molto, con iniziative, con attività, con pubblicazioni, a testimonianza del fatto che, come si dice, ci credeva. In questa prospettiva ci credeva. In questo fervore di iniziative, Nando Filograsso pubblicava alcuni libri, e naturalmente mi riferisco alla sua produzione scientifica che seguiva i canali e i tempi dell'Accademia, ma mi riferisco ad altri libri come I ragazzi del 45, Dietro le colline, L'occhio di Kandinsky, nei quali, in particolare nei primi due, che erano, diciamo, ambientati, orientati su Pescara e sulla provincia, dava conto del modo come lui, ma la sua generazione, era passato attraverso la guerra. E qui c'è un'altra differenza rispetto all'esperienza di Raffaele La Porta, che aveva l'età adatta alla guerra, infatti la fece, tenente di artiglieria, prima sul fronte occidentale e poi in Grecia. E mi dispiace veramente di non avere il tempo di raccontare gli aneddoti, le storie di guerra di Raffaele La Porta, che erano, guardate successivamente, divertenti, spassose, naturalmente avendole vissute un po' meno. E quindi La Porta ha percorso, diciamo, questo itinerario che l'età, l'anagrafe, diciamo, gli imponeva, mentre invece Nando Filograsso, che era più giovane, la guerra non l'ha fatta, ma è passato attraverso l'esperienza dello sfondamento, quindi dell'abbandono della casa nella quale era nato, del ritorno passata la guerra in una città
in una Pescara bombardata, distrutta. Ed è molto interessante appunto leggere le pagine che Nando ha dedicato a questi passaggi, perché restituiscono un clima, una sensazione, certo, di chi quelle cose le ha vissute, ma le ha anche partecipate e le vuole condividere con i suoi cittadini. Dicevo che tutto questo, insieme alla pubblicazione di questi libri, Nando Filograsso coltivava la sua passione per la pittura, passione poi testimoniata da alcune mostre delle sue opere che furono organizzate a Pescara, a Urbino, a Lanciano. E poi promosse il premio Rosone d'Oro di Pianella, del quale si è poi purtroppo persa la traccia, nel quale come responsabile della sezione scientifica volle che fossero premiati personaggi, io adesso ne ricorderò soltanto qualcuno, che l'elenco sarebbe lungo, personaggi di assoluto rilievo nella cultura e nella scienza italiana e internazionale: Cesare Musatti, Antonino Zichichi, Rita Levi Montalcini, Francesco Alberoni, Aldo Isambelli, Danilo Mainardi, e potrei continuare. Anche qui un impegno culturale e civile a tutto campo, che si è dispiegato certo nel rapporto con, diciamo, le punte più alte e più avanzate della cultura italiana, anche nei suoi riflessi internazionali, ma che non ha mai dimenticato e non ha mai trascurato il rapporto con la comunità locale, con la realtà territoriale nella quale si è trovato ad operare e nella quale ha lasciato un segno molto, molto profondo. Vite parallele, parlare dell'impegno sociale e culturale di Raffaele La Porta per la città e per la regione, appunto, richiederebbe, come ho accennato, un tempo molto lungo. Ricordo soltanto l'attenzione che Raffaele dedicava agli insegnanti, alla scuola, alle associazioni, l'introduzione in Italia della pedagogia popolare di Celestin Frenet, la fondazione del movimento di cooperazione educativa, una serie grande di attività e di iniziative, però con un carattere differente rispetto all'impegno di Nando Filograsso, nel senso che Raffaele La Porta ha sempre privilegiato il lavoro molecolare con i gruppi, con le persone, assumere incarichi, direzioni, presidenze, eccetera, non è mai stato la sua passione. Io ho accennato prima al fatto che è stato preside della facoltà di lettere e filosofia a Chieti per 2 anni. Si è dimesso. Io che dentro l'università ci ho passato qualche giorno, presidi che si dimettono non mai visto. E Raffaele, scherzando spesso, diceva: io ho passato il tempo della mia vita a dimettermi, perché si dimetteva a continuazione, veniva chiamato all'interno di gruppi, commissioni, ministeriali, una gran quantità, eccetera, accettava, perché naturalmente spesso sono quelle proposte alle quali è difficile opporre un rifiuto, poi però dopo un po' si stufava e si dimetteva.
l'unica volta che riuscirono ad incastrarlo, non uso a caso questo termine, fu quando gli fu proposto di entrare nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. E Raffaele accettò nella perché gli dicevano, tanto ormai che il Consiglio sta per essere sciolto, verrà un'altra legge, modificherà tutto completamente, quindi starei lì pochi mesi, è un impegno leggero. E quindi sulla base di questa premessa e di questa promessa accettò di far parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel quale rimase per 9 anni, perché in questo paese qualche volta succede, no spesso, ma qualche volta succede che una cosa che si deve fare perché è urgente si fa 9 anni dopo. E lì ha fatto quello che c'era da fare. Quindi per dire come appunto preferisse Raffaele un lavoro sul territorio, nella comunità di tipo diverso, e so che qui ci sono sicuramente insegnanti che hanno conosciuto Raffaele in questo impegno, che sono passati attraverso i suoi gruppi, i suoi milioni, le sue attività, le mille iniziative che organizzava, senza trascurare naturalmente quelle, diciamo, di carattere un po' più istituzionale, come per esempio le collaborazioni con il Centro dei Servizi Culturali e con molte altre realtà del territorio. Io mi devo fermare perché ho già preso troppo tempo. L'ultima osservazione che voglio fare è che questo carattere che ho appena richiamato dell'impegno di La Porta si collega e trova una sua teorizzazione forte in quel suo libretto del 1979, L'autoeducazione delle comunità. Lui si sentiva un interprete, un protagonista di quel processo di autoeducazione delle comunità, nel quale aveva scritto nel libro e al quale poi aveva dedicato gran parte del suo impegno scientifico. Quindi due modalità diverse di impegno nella società, Nando Filograsso e Raffaele La Porta. Credo tutte e due importanti, fondamentali per il segno che hanno lasciato e quindi meritevoli di vivere nella nostra memoria. Grazie. Meno noti delle attività, delle esperienze di Filograsso e di La Porta, e anche per averci fatto vivere per un po' il clima e le atmosfere di quell'impegno e di quel periodo. Ora è la volta di una serie di interventi, di testimonianze, forse è il caso di chiamarle così, di persone che in tempi e modi diversi hanno incrociato le vite e le esperienze di Nando Filograsso e di Raffaele La Porta. Il primo a dare il proprio contributo è Adelchi De Collibus, che ha dato invito a venire qui, assessore comunale alla cultura durante la giunta d'Alfonso per un lungo periodo dal 2003 al 2008. È stato sindacalista per 20 anni e attualmente è presidente dell'ARCI. De Collibus ha conosciuto entrambi e di entrambi apprezzava l'attività culturale e scientifica, ma in particolare ha condiviso storie di amicizia con Nando Filograsso, suo vicino di casa tra l'altro, e una grande passione che li accomunava era la passione per i cani. Ma sentiamo direttamente dal suo racconto. Grazie, buongiorno a tutti. E in effetti a me piace ricordare di Nando, in particolare l'ultima cosa che ricordava la dottoressa Zimeli, e questa comune passione che avevamo per i cani randagi in particolare. Vi
abitavamo appunto sulle colline di San Silvestro e abbiamo costruito una sorta di sodalizio con la signora che gestiva dell'infona della piazza e insieme ci preoccupavamo delle sorti dei tanti cani randagi di San Silvestro e creando una sorta di soccorso rosso per questi animali. E dando in particolare ricordo che fa lo stupore anche dei residenti, perché Nando era tutto sommato una persona riservata per San Silvestro, però se ne conosceva l'importanza e il ruolo, e per cui vederlo in particolare nelle giornate particolarmente brutte e disagiate, arrivare con le scatole di carne in cerca di Pippo, che era il suo cane preferito, e creava un certo stupore per il personale stesso professore che viene andare a mangiare i cani. E questa passione che era reciproca insomma per noi ci ha accumulato molto e poi adesso è anche molto cara. Io naturalmente conoscevo il ruolo, l'importanza di pedagogo, non solo, però anche se a me personalmente, tra i tanti aspetti della persona figlio di Rasso, io preferisco in qualche misura quello dei narratori, perché Nando è stato anche un valente scrittore, lo ricordavo un attimo fa, il professor Santa Maita. Lui esordì nel 1957 con un titolo che era Figlio d'arte era l'ultimo. Fine dell'estate, grazie signora. Fine dell'estate. Successivamente nell'82 Vince pubblicò con la Feltrinelli anche il libro Dietro le colline, anche questo è ricordato, con il quale Vince prende un annunzio peraltro per la narrativa giovanile, e poi successivamente nell'87 I ragazzi del 45. Io mi farei promotore di una rilettura di entrambi i romanzi, perché oltre una forte connotazione biografica, autobiografica, però rappresentano una chiave di lettura anche nuova per la città di Pescara, perché visitava una Pescara che voleva rinascere dal dramma dei bombardamenti, con una volontà e una forza, anche perché ci sono le caratteristiche migliori poi dei pescaresi, anche con una capacità creativa, una volontà, inventandosi lavori anche al limite dell'assurdo, perché quelle persone che animano e caratterizzano questi due romanzi sono da una parte i giovani e gli adulti, ormai i primi di tutto, che ciò nonostante ripartono, inventandosi a volte appunto lavori al limite dell'assurdo, come la raccolta del ferro, e poi da una parte. E dall'altra invece i giovani, ormai anche nella fase adolescenziale, quindi con il loro carico di speranze, di ricordi, di passioni. Quindi ne viene fuori una bella Pescara che avrebbe meriterebbe di essere riscoperta. È anche l'occasione per riflettere sullo stato d'animo di quella città. E vorrei dire di cosa le è mancato allora, perché Pescara è ancora una città incompiuta per certi versi. E allora mediterebbe anche sull'ombra della passione di questi due grandi personaggi, di costruire con pazienza tutte le possibilità, cogliendo le opportunità che pure ci sono, per rilanciare appunto a pieno la nostra città. Io di tanto poi ricordo anche in particolare il ruolo che lo diceva un attimo fa il professor Santa Maria, anche un uomo che si è misurato con incarichi anche non amministrativi in senso elettivo, però la presidenza veramente dell'ente provinciale del turismo è stata importante. Poi dirò anche alcune caratteristiche e particolarità, perché il professor Filo Grasso creò
in una serie infinita di iniziative, per lo più fortemente centrate sulla dimensione culturale, creò queste due opere, perché furono cose ormai nel 65, sono anni lontani per certi versi. E pensare all'epoca, al primo incontro della gioventù, significava proprio avere una capacità, una lungimiranza che poi che faceva bene la città a ritrovare, ma che non era neanche tanto usuale per la città, per la nazione stessa. Fu il primo incontro della gioventù, 17 nazioni partecipanti, per la prima volta anche una forte delegazione dell'allora Europa dell'Est, anche questo non era una cosa tanto abituale, e creò una settimana di pubblici, centinaia di giovani europei che parlavano di tutto: pittura, scultura, dibattiti, rappresentazioni teatrali, e anche un convegno appunto sull'Europa e il turismo. Era una cosa assolutamente innovativa che qualcuno riuscì a guardare anche con diffidenza, perché ricordo polemiche assolutamente folli, agitate anche dalla stampa nazionale. Non voglio fare polemiche esterne, non è mia abitudine, però voglio citare solo il Secolo d'Italia, l'inviato del Secolo d'Italia, che parlò come, guardando il programma, risultasse evidente che l'intenzione del presidente dell'EPT era quella di creare un festival marxista. Pensiamo proprio alla follia assoluta. E d'altra parte un deputato locale fece anche una interrogazione parlamentare per conoscere con quali criteri, con quali obiettivi l'ente manifestazione era andato all'organizzazione di questa iniziativa, costosissima fra l'altro. E d'altra parte il professor Filograsso, ripensandoci adesso, per quanto mirato e riverito nella città, era anche una persona scomoda, e lo dimostra il fatto che appena l'ultimo giorno in cui scadeva il suo mandato, nel frattempo era anche cambiato il ministero, arrivò il telegramma del nuovo ministro che lo sostituì dopo nel giro di 24 ore, quasi nel timore potesse ancora rimanere. E da lì, purtroppo, per Pescara si interruppe in qualche misura il suo rapporto con lei, si interruppe nel senso produttivo delle capacità, delle cose che avrebbe potuto fare, perché poi appunto si trasferì altrove, conservando naturalmente per la città sempre la passione che aveva evidenziato da subito, anche da quando era ragazzo. Io mi fermo qui, che sono ancora tanti. Volevo solo ricordare che i due romanzi vanno letti anche perché aiutano da una parte a capire la personalità del professor Filograsso, e colgono, aiutano a cogliere anche alcune felici capacità espressive proprio, una nella dedica stessa che fa al padre, quando dice a mio padre che non sente o non vuole odiare, che insomma riflettendoci capite bene quale sia lo spessore della portata. E poi quando descrive i bombardamenti, perché Pescara per certi versi li ha dimenticati, anche se ogni anno si fa la... Però cosa sia stata o cosa abbia potuto rappresentare per la città quella terribile vicenda del bombardamento, Nando Filograsso lo ricorda anche con una capacità espressiva bellissima, quando dice, lui era ragazzo naturalmente, si unì prestissimo il fischio abitante delle bombe che pareva si portassero appresso pezzi di cielo, che veramente riesce a trasmettere con la drammaticità
di questa vicenda che per certi versi e per fortuna Pescara ha dimenticato anche per, non è rimasta schiacciata. D'altra parte Pescara è anche, e chiudo, scusate, anche per certi versi una città effimera. Molte cose che tante vere delle due iniziative che aveva pensato proprio il professor Fino Grassi sono interrotte con lui, non hanno avuto seguito, né quella del teatro, che anche lì fu straordinariamente innovativa, perché fu il primo premio di teatro che vedeva l'obbligo intanto della rappresentazione degli spettacoli vincitori. E anche una giuria aperta per la prima volta alla giuria popolare, e anche purtroppo però dopo due edizioni non ha avuto più seguito, così come in questa gioventù, sì, la terza volta, mi chiedo scusa anche per gli altri. Che invito intanto a venire qui, docente e preside dal 1990 al 2004 di questo stesso liceo classico. Anche il professor Palma ha incrociato le vite di La Porta e Filo Grasso, due coincidenze legate al mondo scolastico: il giovane Palma che prende la maturità nel 57, che era proprio l'anno in cui il professor La Porta lasciava l'insegnamento al liceo, e poi l'amicizia con il professor Filo Grasso, nata in un altro liceo, questa volta però scientifico, per i motivi che ci racconterà. Ecco la parola al professor Palma. Grazie. Sono stato chiamato come testimone. Io ho conosciuto tutte e due le personalità di cui parliamo, primissimi anni della mia attività di insegnante, Nando Filo Grasso a Penne, ricordiamo poi anche qualche stradizio che facevamo recandoci a Penne a insegnare, e questo La Porta a Pescara. Mi piacerebbe parlare di tutti e due, però io ho una conoscenza diversa. Nando Filo Grasso, oltre alla conoscenza personale, lo conosco più, diciamo, nelle sue opere, e quindi mi piacerebbe parlare di queste cose magari in un'altra occasione, che spero noi la città organizzerà, dove tutti qui presenti saremo, come dire, interessati a partecipare e a promuovere. Mentre con il professor La Porta, come dire, varie riprese la mia vita, tra virgolette, si è ingorgiata con la sua. Questa per esempio, che si ricordava nel 1957, io ho frequentato il liceo dal 52 al 57. Questo La Porta, l'ultimo anno che è stato liceo, è stato il 1957. Pensate, il corso A, qui vedo delle persone che ricorderanno sicuramente alcuni di questi docenti, nel corso A dell'anno scolastico 56-57 c'era Petrarca che insegnava italiano, Colucci che insegnava latino e greco, La Porta che insegnava storia e filosofia e La Fessa che insegnava matematica. Immaginate un po' questo consiglio di classe che quando si veniva a discutere con gli studenti, e immagino soprattutto la presenza del professor La Porta tra queste altre tre, che non deve essere molto facile. In realtà io negli annali del liceo datati 31-51, ecco, parentesi, questa scuola è l'unica forse in Italia che ha tutta la sua storia negli annali, che ha documentato anno per anno, certo parzialmente, tutto quello che ha fatto. In questi annali c'è un articolo, un saggio del professor La Porta su
sulla didattica attiva, sul metodo attivo, sulla libertà degli alunni nell'apprendimento. Io non ho avuto un insegnante sulla porta, però venne alcune volte a fare supplenza. Si presentava in classe con la tradizionale, non so se ricordate, no? Sulla porta raramente portava la cravatta, ma meglio di cerocolo, l'estate, il vicino e l'inverno, il maglione. Non si sedeva dietro la cattedra, cominciava a pungolare gli alunni. Perché studiare la storia? A che serve la filosofia? E via di questo passo. Quindi voglio dire, il saggio scritto e i suoi comportamenti già all'inizio del suo insegnamento prefiguravano il tipo di docente, di insegnante che lui aveva in mente. In questo senso, diciamo, poi ha proseguito la sua strada. E poi l'ho incontrato, l'ho frequentato, negli anni 60, metà degli anni 60, proprio al centro di servizi culturali, dove lo si univa con i suoi maestri, con il movimento di cooperazione educativa. Io insegnavo a scuola media, con altri insegnanti di scuola media, volevamo, già per le vicere, impegnare soprattutto la scuola elementare. In quegli anni si parlava di una estensione, un allargamento della sua attività anche nella scuola media. E eravamo questo gruppo di insegnanti di Pescara che volevamo questa cosa. Ci mettemmo in contatto con il gruppo che lavorava già in questo senso a Roma e cominciamo a incontrarci con la porta che ci portò a alcuni convegni, ricordo uno bellissimo a Ferrara, e ci introdussi nel movimento. In quei stessi anni a Chieti insegnava Tullio De Mauro. Aveva già pubblicata nel 63 la bellissima storia della lingua italiana, molto diversa da quelle tradizionali, e stava traducendo De Saussure. Quindi ci aveva infuso, diciamo, l'idea che dovevamo approfondire la possibilità di estendere la linguistica moderna, strutturale, cioè chomskiana, perché poi l'alternativa, nell'insegnamento della lingua italiana. Ne parlammo con la porta, viene subito entusiasta, e che dobbiamo organizzare il gruppo di Pescara, voi siete i responsabili del gruppo di linguistica delle vicine, mettetevi a lavorare. Lavoravamo veramente, molti di voi facciamo le notti a leggere Chomsky, Lepsky e tutti, insomma, i linguisti che andavano di moda allora. E si organizzava a Urbino un convegno sulla linguistica moderna da introdurre nell'insegnamento. L'università ci mise a disposizione tutte le strutture, con qualche lira, e per tre giorni discutevamo questa cosa. E si incontrarono per la prima volta la porta e le mani. Ora conoscete anche la storia di queste persone e sapete anche quello che poi quindi tutto quello che poi ha fatto De Mauro come ministro e tutto il resto. Questo è stato un terzo momento. Poi, questa è un'altra storia, però il gruppo eravamo negli anni 69-70, anni insomma bellicosi. Il gruppo di linguisti di Pescara si disperse per motivi politici. Cominciarono a nascere le comuni, cominciarono le passioni per i maoisti e tutto il resto, e quel gruppo si disperse, ognuno di noi poi prese un'altra strada, ma questa è una storia che non c'è niente. Invece il terzo momento, ancora un tempo, il terzo momento che forse è uno dei più interessanti per me, perché come insegnante, come persona che frequentava anche, come dire, gli uffici del professorato, assistevo spesso alle discussioni sulla scuola tra il professor Laporta e il professore Brindisi, entrambi socialisti, diversi tra di loro. La discussione era sulla scuola media unica, unificata, che non andava a genio a Brindisi, invece è stato fautore sulla porta.
Io a posteriori ho avuto, mi sono fatto questa idea che erano tutti e due appassionati della scuola, tutti e due amanti della scuola. Una rappresentava il rigore degli studi, l'altra rappresentava la necessità dell'innovazione, della riforma. Bisognava trovare una sintesi tra le cose, nessuno di voi per me ha torto o ragione. Era la sintesi che non ci fu allora e forse non c'è stata nemmeno, diciamo, dopo. Però ecco, erano appassionati e ci mettevano anche la loro passione politica, di socialisti anche anticlericali abbastanza, che però, come dire, insomma, erano, poi si trovavano d'accordo sulle cose, da fare. Quindi da queste discussioni nacque una bellissima esperienza, l'esperienza a Pescara delle 150 ore. Le 150 ore furono un'esperienza su cui la persona Porta si buttò con un entusiasmo, con una disponibilità umana incredibile. E Brindisi accolse l'idea della Porta, però disse a me: tu, però, io ora facevo il segretario del sindacato scuola CGIL, tu però ne fai il coordinatore e quindi mi assicuri il funzionamento. La Porta sta accanto a te e ti deve sorvegliare su quello, perché non voglio polemiche, non voglio discussioni politiche, mi assicura l'aspetto didattico pedagogico di questi corsi. C'è fu un'esperienza e sono la Porta che partecipava alle assemblee con i lavoratori, veniva ai corsi, parlava con i frequentanti, diciamo, adulti. E portò a Pescara i massimi esperti di educazione permanente e di 50 ore dei corsi di aggiornamento, perché lui vedeva in questi corsi, come dire, le sue idee e la possibilità anche di concretizzarle, nel senso che la scuola di pomeriggio poteva essere per insegnanti una possibilità di sperimentare per la scuola del mattino. Era per lui sul piano sociale il ritorno a scuola di chi dalla scuola era stato escluso per motivi sociali ed economici. C'era, insomma, questa esperienza da allargare e da vedere all'interno poi di un processo di educazione permanente che era uno dei suoi pallini, tra virgolette, no? Corrente e permanente. Quindi si dedicò a questa esperienza con tutta la passione, con una disponibilità incredibile, che io ricordo veramente con grande affetto, e che sarebbe da poter raccontare episodi, ma passiamo all'ultimo momento, finisco. Ecco, gli anni 90 sono venuto qui come preside, lui spesso mi veniva a trovare, mi ha chiesto POF, ecco il POF, si è preso il POF, si è portato a casa, l'ha letto, tornò, ma questa è una cosa importante, ne parlavo, dicevo, anche qui potrei dire una serie di cose, ma quello che invece voglio dire qui alla presenza di tanto pubblico, che un giorno venne con un diretto, se senti, io mi direi lì sono di pedagogia e di altra, di storia, di filosofia, di letteratura, di saggisti, eccetera. Ho intenzione di lasciare i libri agli altri. Quelli di pedagogia vorrei lasciarli all'università, tutti gli altri al liceo classico. Qualche giorno dopo ripassò e mi diede una lettera in cui dichiarava questa sua volontà. Questa cosa non è avvenuta. Io ho fatto anche dei passi formali nei confronti di chi poi era erede di questo patrimonio. Non so se con l'università la storia sarà diversa. Spero soltanto che quei libri non siano, come dire, un passo ai topi, perché
alla vita non è abitata la porta, è felicità, non so, non ci abita nessuno. E quindi questo fu, come dire, un ultimo gesto di generosità. Generosità nei confronti di questa scuola che lui considerava la mia scuola. Lui diceva sempre, dappertutto, la mia scuola, e diceva Grassi di Pescara. Non è l'università, non è città, questa cosa, non è la mia scuola, è lì sono nato, cresciuto, maturato, e lì voglio tornare. Quindi questo modo di vedere le cose, di un uomo che ha studiato, che ha approfondito, come dire, gli aspetti teorici dell'insegnamento, della pedagogia, però non ha mai trascurato, mai lasciato la pratica dell'insegnamento. Lui era, per tutta la vita, ha lavorato a costruire la professionalità, a studiare come costruire la professionalità dell'insegnante, perché era convinto che la scuola passava attraverso gli insegnanti, la loro capacità di lavoro, di cui era molto, come dire, stimava molto il lavoro dell'insegnante. Grazie. Ora Silvestro Profico si può intanto accomodare, assessore alla cultura del Comune di Pescara alla fine degli anni 70, e 7 legislature nel suo curriculum di amministratore. Proprio al periodo in cui era assessore alla cultura risalgono i suoi rapporti con Filograsso e La Porta, e con Nando Filograsso ha condiviso in particolare la militanza nel Partito Socialista. Prego. Grande prezzo, adesso scendiamo a testimonianza un po' più piccolina. Intanto sono contento che per i nostri due amici non sta valendo il nemo profeta in patria, grazie a Dio sono vivi nel loro insegnamento e nella loro testimonianza. E a Raffaele La Porta, grazie a Dio, è stato dedicato una via e ci passo ogni giorno perché ci abita mia figlia dietro l'acerbo. Ricordo in particolare la presi perché Raffaele La Porta ha avuto le buone basi all'acerbo, è stato l'acerbo dal 28 al 29 due anni, ha fatto le medie, quindi perciò vuole andare bene al liceo. Era collegio, non era più acerbo. Perciò ho detto le basi formative, così possiamo fare bene. Adesso dobbiamo fare, Luciano e l'altro, devo fare subito innestare una via anche a Nando, all'amico Nando, e dobbiamo anche, scusa questo riferimento, cambiare una via al mio maestro di economia e di vita, Federico Caffè. Se tu mi hai messo una via di 50 metri ai congressi, tra i capisci. Caffè va rimesso vicino a Raffaele La Porta, di cui era molto amico, erano quasi coetanei, il Caffè del 14 e La Porta del 16. Vabbè, io faccio la mia testimonianza un po' così, a flash un po' disordinati, mi perdonerete. È comunque una testimonianza appassionata. Io sono stato e cerco ancora di essere un cacco socialista, scusate la parola, e in questi due giganti della cultura, della pedagogia, eccetera, ho trovato degli straordinari esempi, stimoli, eccetera. Specie oggi in cui si parla di questo momento di crisi, molti giustamente sottolineano, e è il caso di farlo per i nostri amici, se si esce dalla crisi soprattutto con la formazione, l'educazione, la ricerca, la scuola e tutto quello che consegue a questo discorso. È importante, ho appreso molto la frase, l'impostazione della porta di Filograsso del collegamento al territorio, il territorio come punto di riferimento fondamentale dei processi formativi, territorio come libro aperto. E poi è importante la testimonianza
di tutti e due, come gli uomini di cultura, di accademia, ma con i piedi per terra, legati al qui ed ora, al proprio territorio e alla propria gente. In questo senso, questi due, in particolare Raffaele, sono per me da avvicinare a Federico Caffè, anche lui del Partito d'Azione, del Partito del Lavoro, quindi sono stati dei precursori straordinari di impostazioni culturali, politiche, molto forti, che allora erano in grande minoranza, ma sicuramente significative storicamente di straordinaria attualità. Io ho avuto la fortuna di essere il primo assessore alla cultura di questo comune, sono venuto di De Colibus e altri. A quel tempo, agli anni 70, il comune, se andava bene, si occupava dei bagni delle scuole. Ecco, non c'era un po' il discorso relazionale forte territorio-scuola, con uno scambio forte culturale, eccetera. E assieme all'amico Mimmo Valente, che parlerà dopo, lì c'era la grande cenacolo culturale di Via Fiume, 5, 100 servizi culturali, in cui sia la Porta che il Nando sono stati protagonisti di tanti incontri e tante attività. Nel 79, 15 e 16 dicembre, organizzammo un magnifico convegno, La città e il fanciullo. Era l'anno in cui l'ONU aveva proclamato l'anno internazionale del fanciullo. E noi facevamo questo convegno straordinario, in cui io li ho messi assieme. I due relatori erano Nando Fiorasso e Raffaele La Porta, tutti e due assieme. Nel 79, un convegno straordinario preparato, quindi io assieme a me facevamo tante, facendo servizi culturali, ma allora c'erano anche, c'era il distretto scolastico, c'era la fase creativa del mondo partecipativo nella scuola, eccetera. Quindi fu un momento eccezionale, perché facemmo dei gruppi di lavoro che mettevamo in moto da un mese prima sulle varie materie, la scuola materna, elementare, media, servizi sociali, gioco, ambiente, handicappati, animazioni. Gruppi di lavoro che lavorarono più di un mese, produssero dei documenti e che poi mettendo assieme il meglio delle energie cittadine su questi temi e facendo veramente rete, quello che adesso diciamo bisogna fare rete, ecco, allora riuscimmo a fare magnificamente rete, perché con l'impostazione di questi nostri due amici, i quali dicevano: noi vi facciamo un convegno, bei discorsi e arrivederci. No, un mese di preparazione, dialogo comune e poi piattaforma rivendicativa che emergeva dalle cose dette in quell'occasione. Una piattaforma che in verità, non riletta in questi giorni, sarebbe anche da riaprire, perché ci sono ancora tante cose da fare, anche se ovviamente da allora ad oggi il mondo della scuola ha fatto tanti progressi, eccetera. E questa centralità del territorio, della rete, è fondamentale e fa onore a questi nostri due amici che non si sono rinchiusi nelle tane universitarie, nei loro piedistalli baronali o accademici, ma hanno vissuto veramente nel vivo della società, nel vivo del territorio, nel vivo della cultura. Sottolineando in particolare Raffaele La Porta, voglio ricordare che per vari anni ha fatto gli editoriali sul quotidiano Il Centro, che poi il Centro ha raccolto in un libro che è stato, ecco, che Mimmo Valente ha portato, perché Mimmo mi supera in documentazione, cioè quello che faceva pure Federico Caffè. Caffè scriveva sul Messaggero, scriveva sul Manifesto, sull'Ora di Palermo, eccetera, cioè l'uomo di cultura che si cimenta con i grandi temi e li porta al grande pubblico e li snocciola e li rende leggibili sui grandi temi. Ecco, oggi abbiamo tanto bisogno di questi maestri in questo un po' pantano sociale, culturale, eccetera, politico, e credo che sentiamo molto la mancanza di questi nostri due amici. Gli dico e gli diciamo un solenne forte grazie e cerchiamo di essere degni allievi del loro insegnamento, della loro testimonianza. Da sempre operatore culturale, non solo su Pescara, ma su tutta la regione, è
è stato direttore dei primi centri sociali giovanili, che poi sono divenuti centri di comunità, fino a quando hanno preso il nome di centro dei servizi culturali. Una stretta collaborazione con il professor Laporta sulle questioni legate alla formazione e alla scuola, e ottimi rapporti con il professor Filograsso e condivisione di numerosi progetti formativi e politici. Prego. Grazie. Io ringrazio Luciano Alfonso e il Liceo Classico di Pescara per aver invitato anche me, che sono l'ultima ruota del carro, anche nel parlare oggi, per il fatto che io non sono né un cattedratico né un assessore, non sono stato niente di tutto questo, soltanto un modestissimo operatore culturale. Qualcuno dice anche mediatore culturale oggi, colui il quale praticamente media il rapporto tra con il quale sa e con il quale vuole apprendere, no? Questo è stato il mio ruolo, quello di mettere vicini gli uni agli altri per cercare di, ecco, dare un contributo alla elevazione culturale, all'affermazione della cittadinanza attiva anche nei cittadini. Raffaele Laporta e Nando Filograsso sono stati coloro i quali si sono messi a disposizione degli altri, ed è un fatto importante, essere disponibili, cioè poter dare un aiuto concreto senza avere interessi particolari. Oggi noi abbiamo anche degli assessori che vanno a fine di carriera, parliamo in questo momento, assessore alla cultura della regione, mi dispiace molto per lui, ma non mi aspettavo una situazione di questo genere, soprattutto per l'assessore alla cultura. Avrei pensato per altro tipo di settori che marginano denaro. La cultura purtroppo invece non ha manco questo, e quei pochi quattrini sperperati per lo champagne mi tolgono moltissimo, mi danno fastidio, e per questo denuncio questa situazione. Allora, leggo un passo brevissimo di Raffaele Laporta nel libro che è stato pubblicato alcuni anni fa, sulla base di alcuni articoli che lui scriveva sul centro di Pescara, ed era la preghiera del laico che ogni domenica veniva pubblicata sul centro. Raffaele Laporta cominciava questo libro con una premessa e diceva: sono un deviante, un anormale della condotta. Ecco, era particolare lui. Scendeva tutti i giorni da via Pizzo Ferrato, si recava verso via Regina Margherita, dove incontrava il suo amico e compagno Fausto Brindisi, e lì cominciavano le discussioni infinite. Io, che abito in via Neri d'Egnoto, mi incrociavo spesso, no? E in qualche modo partecipavo alle loro discussioni, no? Non li chiamerei manco litigi, però a volte alzavano pure la voce, no? Evidentemente contrastavano i loro punti di vista rispetto al modo di gestire la scuola, di rappresentare anche questa partecipazione del mondo degli studenti, dei giovani alla gestione della scuola. Si parlava soprattutto degli anni in cui c'erano ancora i decreti delegati, scomparsi purtroppo, anche se esistono ancora sulla carta, come si suol dire, no? Ma a livello di partecipazione, quando eravamo tutti quanti mobilitati per la trasformazione della scuola, per dare un ruolo alle famiglie all'interno della scuola, oltre che agli studenti e ai docenti, naturalmente al mondo che è presente qui, compreso quello dei non docenti, però questo tipo di presenza, di partecipazione voluta sia da Raffaele Laporta che da Nando Filograsso, ambedue impegnati in fronti diversi, Raffaele con il suo modo di pensare all'educazione come fatto di insegnamento non dall'alto ma partecipato,
E lui che parlava di formazione continua per i docenti ed educazione permanente per tutti quanti, sia docenti che cittadini, studenti, perché sappiamo che succede, quando si lascia la scuola si legge sempre meno, si partecipa sempre meno alle attività culturali, eccetera. Io sono stato, come dicevo, un mediatore di cultura continua come a farlo oggi. Sono andato in pensione da oltre 15 anni e sono presidente di un'associazione che va raccogliendo libri per strada. Si chiama Associazione Forma, te ne devo parlare perché tra l'altro abbiamo dei volontari, tra cui Alerchi De Corribus ed altri cittadini ancora, che si sono messi a disposizione per dare una mano, non soltanto per la raccolta che facciamo con la collaborazione della LAB, impegnando anche un'altra delle associazioni meritevoli di attenzione in questa città. La LAB, sapete bene, che si interessa dei problemi di ragazzi che hanno avuto rapporti con la tossicodipendenza e aiuta questi ragazzi a venire fuori da questo tipo di situazione. Ebbene, con questi ragazzi lavoriamo, loro fanno una raccolta differenziata nella città, raccolgono i libri che facciamo mettere ai cittadini dentro degli appositi contenitori bianchi che sono disseminati in 10 piazze della città, li raccogliamo, li selezioniamo e creiamo nuove biblioteche, una delle quali sta presso l'ospedale civile di Pescara, un'altra presso l'ospedale civile di Bene, e via di questo passo, proprio sulla scorta di quello che ci diceva Raffaele. Fate cultura, continuate a fare cultura in tutti i luoghi possibili e immaginabili. Ecco, date opportunità. Purtroppo le biblioteche a Pescara non ci sono. C'è soltanto una biblioteca, che è una biblioteca provinciale, e la seconda trasferita, che era una delle storiche biblioteche di San Paolo, trasferita da Piazza Salotto in via Tiburtina, che ha sottratto una parte nella città ad una occasione di lettura di opportunità. Ecco, io sto andando oltre le figure di Raffaele e di Nando, che sono stati maestri per me, grandi collaboratori, persone che si sono prestate continuamente, quando le chiamavo, ad essere occasione, opportunità per gli altri. Una conferenza, un incontro. L'MCE aveva sede presso il Centro di Servizi Culturali, ecco, di fatto, poi di là si radiava sul territorio dove i docenti che partecipavano e facevano parte davano il loro contributo ad un miglioramento della scuola, proprio sulla base dell'insegnamento di Raffaele Laporta. E Nando Filograsso è stato un altro personaggio che per altro verso io ho conosciuto e con il quale ho collaborato proprio cominciando con il primo incontro europeo della gioventù, che mi vide presente e partecipe allora, e purtroppo con una ed unica edizione finita lì, e il nostro impegno europeo invece è continuato personalmente in altri ambiti, eccetera. Parlo di due socialisti, io sono stato anche, quindi, ed ero il terzo che qualche volta si incontrava con loro e parlava di come cambiare anche questa società. Socialisti che non hanno avuto grandi ruoli da un punto di vista politico, tra virgolette, ma sicuramente non hanno avuto da quello umano. E allora questa è la testimonianza che io volevo dare con la mia presenza. E adesso non soltanto con questa associazione, io continuo anche con un'altra associazione che voglio citare, che è Italia Nostra, perché Italia Nostra rappresenta anche un ruolo in questa città che vuole purtroppo dimenticare una serie di cose, le ha dimenticate, no? Le ha dimenticate. Adetti De Corribus diceva che Pescara è una città che consuma, è una città effimera. È città effimera perché purtroppo non ha consolidato il rapporto con i propri cittadini, con la propria storia, eccetera, eccetera. E le testimonianze che sono venute oggi, ecco, io vorrei poter raccogliere, spero che qualcun altro mi ascolti in questo senso, in un libro
che potremmo fare partendo proprio da queste due figure e ricordando ciò che è accaduto in questa città in tutti questi anni. Grazie. Grazie a Alfonso che ha voluto collaborare.